Siamo a Villa Fernandez con Maria Lucia Schito e con Silvia Scoiamigno. Manca la terza grazia, Giulia Morelli, che a Parma. Siamo stasera, abbiamo per parlare insomma di cose di cui già abbiamo parlato un anno fa, misconosciute. E quindi questo progetto, riproponiamolo, rispieghiamolo, voi siete bravissime sinteticamente e poi andiamo oltre. Ok, ci rivediamo l'anno scorso. No, allora ciao, io sono Silvia, Maria Lucia, Giulia che appunto non è stasera qui con noi, siamo le autrici, fondatrici, ideatrici, creatrici di Misconosciute, Fruttrici tra parentesi, che nasce come podcast e poi si è ampliato, è diventato un progetto culturale vero e proprio a tutto tondo, molto attivo sui social e soprattutto nella newsletter mensile che esce ogni 8 del mese, in cui approfondiamo le storie di scrittrici troppo poco note del Novecento. L'attività si è ampliata e oltre alle attività online, appunto come il podcast, la newsletter e le attività social, siamo anche uscite nel mondo fuori e facciamo attività con le scuole, con i centri antiviolenza, proponendo dei laboratori di scrittura e di podcast anche vero e proprio, per cercare di avvicinare giovani e comunque categorie di persone che non sono avvezze alla lettura, alla letteratura e soprattutto a quella scritta da scrittrici. L'obiettivo principale era quello di dare, accendere una luce sulla letteratura femminile, quella che è stata, diciamo, ed è ancora tuttora abbandonata. A un anno dalla nascita di questo progetto, vi considerate soddisfatte? La risposta io già la so perché l'ho sentita stasera, però chi ci segue non lo saprà, cioè, è stata positiva? A cosa mirate? Allora, la risposta è ottima. Ora il progetto nostro va avanti dal 2019, appunto, quindi ormai sono 5 anni che lavoriamo. Chiaramente non siamo per fortuna le uniche, c'è fame sicuramente dell'argomento, perché soprattutto la maggior parte dei lettori sono lettrici in realtà, quindi moltissime lettrici improvvisamente si rendono conto che in quello che gli è stato fatto studiare, che gli è stato proposto in lettura dai premi, dalla televisione e quant'altro, loro non erano rappresentate proprio come, appunto, come genere. Quindi quando se ne rendono conto, e se ne rendono conto in realtà se gli viene detto molto spesso, perché noi di recente abbiamo anche proposto un questionario a gente che appunto era stata studente o insegnante di letteratura per chiedergli quante scrittrici effettivamente aveva studiato a scuola. E la risposta è stata nessuna. Quando ti sei accorta che tu non leggi scrittrici o non hai studiato scrittrici, in questo momento. Quindi in realtà c'è bisogno in qualche modo di risvegliare questa consapevolezza. Una volta risvegliata però poi non si tiene più, ecco. Quindi per fortuna, diciamo, la risposta è davvero ottima. Avete trovato una formula dal mio punto di vista, abbiamo iniziato un po' scherzando, anche sapendo che cosa ci raccontiamo, però poi parlare con voi stuzzica tante domande interessanti. Avete trovato una formula interessante che coniuga sicuramente qualcosa di classico, no? La letteratura, che poi insomma è parte della nostra vita, è inutile che ci giriamo intorno, con l'utilizzo anche del digitale, cioè tutto questo viene proposto in forma di podcast. Come è nata questa idea? Visto che siete tutte e tre, avete una formazione, da quello che ho capito, umanistica, sì. Però siete state molto aperte, avete colto questa occasione molto utile, perché secondo me anche il riuscire a coinvolgere un pubblico diverso è legato anche all'utilizzo del mezzo, soprattutto in questi anni dove siamo abituati ad avere anche una possibilità di fruizione della letteratura sicuramente diversa, che passa sia attraverso il libro, perché l'obiettivo è sempre quello, però ci si arriva in un modo sicuramente diverso. L'avete pensata tutta questa cosa, no, oppure vi siete resi conto in corso d'opera? Noi siamo millennial comunque, quindi insomma... No, però la risposta seria è che noi lavoriamo in ambito radiotelevisivo, tutti e tre, quindi veniamo da studi umanistici, ma la nostra professione ormai da 10 anni è in ambito radiotelevisivo. Perfetto. Ora, visto che noi in televisione non ce l'avevamo più, nel senso, nel formato video non avevamo questa velleità di farci vedere, perché di indole siamo un po' più riservate, e questa, come dire, presenzialismo che... a cui obbliga il formato video non ci appartiene, e quindi abbiamo scelto il formato podcast anche per un fatto meramente produttivo, ovvero per fare un podcast ci serve solo un microfono,
computer decente, ma neanche troppo, è molta fantasia, quindi anche ricreare mondi, ricreare sonorità, ricreare ambientazioni è molto più facile con l'audio che in un video, perché se avessi dovuto ricreare l'ambiente in cui Ramondino si gettava a mare da bambina, sarebbe stato complicato gestire un set televisivo o comunque di un film o comunque di un documentario. Invece l'audio permette una libertà molto più ampia, che noi, visto che appunto è un progetto volontario, su base volontaria, diciamo amatoriale, che poi chiaramente si è professionalizzato molto moltissimo, però era un qualcosa di più congeniale anche alla nostra vita, quindi ai nostri ritmi di vita, ai nostri tempi e appunto alla nostra tendenza narrativa. Questa sera abbiamo parlato anche del 25 aprile e dell'iniziativa legata al 25 aprile. Intanto tu iniziamo a spiegarla e poi voglio farvi un'altra domanda. Si tratta di una cosa che noi chiamiamo staffetta partigiana, appunto memory delle staffette partigiane. In realtà è una specie di passaggio di testimone tra varie autrici che noi raccontiamo, diciamo. Intanto sono uscite 4 puntate di questo podcast, che in realtà è cominciato come un'iniziativa online in un periodo in cui non si poteva scendere in piazza, quindi nel 2020 in piena pandemia, e poi si è evoluto appunto in 4 puntate di podcast in cui abbiamo raccontato 15 scrittrici e partigiane, di alcune come per esempio Alba de Céspedes, Fausta Celente, che hanno insomma, una produzione molto variegata e complessa. Abbiamo raccontato soltanto il periodo della loro lotta partigiana, che nella fattispecie per de Céspedes e Celente si è svolta in radio, tanto per restare appunto in tema. E quindi noi auspichiamo che insomma, questa staffetta partigiana continui nei prossimi anni. Quest'anno, diciamo, essendo impegnate in un progetto di più ampio respiro su Goliarda Sapienza, abbiamo tralasciato, diciamo, le 2 puntate di podcast sulle staffette, ma se vogliamo la questione partigiana l'abbiamo affrontata poi in Goliarda Sapienza, che è stata a sua volta staffetta, quindi non avete abbandonato assolutamente. È emerso il fatto che ci sono in momenti storici molto importanti, la partecipazione femminile è stata molto presente, molto forte. Poi avete detto stasera, quindi abbiamo riflettuto anche su questo, che poi c'è una dimenticanza rispetto a questa presenza significativa. Secondo voi perché accade nelle varie epoche storiche, nelle varie situazioni, perché c'è questo abbattimento, no? di qualcosa che comunque è oggettivo? Che spiegazione vi siete date? Sociale, politico. La storia si ripete, no? Come sappiamo tutti. Poi è chiaro che per limitarci, diciamo, alla questione della Seconda Guerra Mondiale, gli uomini erano chi a fare la lotta partigiana e chi invece soldato, per lo più. Quindi in qualche modo le donne avevano dovuto farsi carico, se non andare a fare la lotta partigiana, quelle che erano rimaste si erano fatte carico comunque dell'organizzazione familiare, erano dovute andare a lavorare, e quando gli uomini sono tornati hanno detto: no, vabbè, mo voi statevene al posto vostro, cioè nel senso era quasi un riprendersi gli spazi che si erano perduti, che le donne avevano guadagnato con tanta fatica. E purtroppo lo vediamo costantemente, nel senso che qualsiasi diritto guadagnato non è acquisito, ahimè. Quindi banalmente vediamo col diritto all'aborto che, nonostante appunto ci sia stato un referendum ormai decenni fa, questa cosa viene messa in discussione. Qui non parliamo di quello che sta succedendo negli Stati Uniti, perché sennò veramente apriamo voragini, però appunto la questione è che è una costante lotta di potere, perché il potere quello è e ce lo si contende, ed è chiaro che chi l'ha detenuto per millenni non ha nessuna intenzione di darne via neanche un briciolo, e quando lo perde cerca di riacquistarlo, quindi sì, insomma, è molto banale, purtroppo sì, però... mi auguravo una spiegazione un po' invece, no, allora, poi, consapevole, ecco, questa è la spiegazione terra terra, diciamo. Poi chiaramente, se vogliamo chiamare in ballo i vari sistemi politici, produttivi, filosofici, come il marxismo,
appunto tutti i sistemi rivoluzionari, cioè quali andiamo sul livello della rivoluzione sociale e politica per cambiare effettivamente un assetto sociopolitico dato. E su questo le scrittrici hanno scritto e riflettuto parecchio, per esempio c'è Lidia Menapace che appunto è stata una partigiana, ma anche la stessa Joyce Russo, ma anche mi viene in mente Rossana Rossanda, che lei è stata un'attivista politica del Partito Comunista, che comunque poi ne è fuoriuscita e ha riflettuto molto lucidamente sulla questione chiamiamola rivoluzionaria, comunque del possibile cambiamento che una società potrebbe avere appunto in luce, ma in realtà non viene poi espressa, non diventa poi potenza, ecco appunto questa in base alla vostra al vostro lavoro di approfondimento e di ricerca, esiste una letteratura femminile o esiste la letteratura? No, per noi auspicabilmente esiste la letteratura e basta. Poi deve esistere oggi nel 2024 una letteratura scritta da donne, più che femminile, che è un aggettivo che non ci piace molto. E lo fanno apposta. Esatto. Una letteratura si da approfondire per capire perché deve essere messa sullo stesso gradino di tutti gli altri grandissimi e bravissimi scrittori che la nostra letteratura ci ha dato. Vorrei toccare una nota dolente, perché in parte la condivido anch'io. Chi fa il vostro lavoro, che è un lavoro importantissimo da elogiare, culturale, non ha un riconoscimento economico. La cultura non paga, purtroppo. La cultura non si mangia, dicevano. Sì, lo dicevano, e purtroppo è così. Come si può rompere, secondo voi, questo meccanismo? È una questione di mentalità? È una questione legata alle nostre zone, al nostro paese? O è una questione che è generalizzata? Cioè la possiamo trovare anche in altri luoghi? No, il nostro paese può darsi, il problema è che il concetto che il lavoro culturale sia un lavoro divertente e che quindi in quanto lavoro divertente non vada pagato, secondo me il problema fondamentale è questo, cioè a te piace quello che fai e allora che vuoi, basta che ti piace, allora a posto. Giustifica il fatto che... In realtà appunto le ore di lavoro che servono per produrre banalmente una puntata di un podcast sono tante. Non vengono considerate, ma voglio dire, noi siamo anche privilegiate perché appunto ci possiamo permettere di farlo nel nostro tempo libero, ma penso a tutti quelle persone che hanno dedicato la loro vita allo studio e si arrabattano con contratti annuali in università. Anche quello ce lo trovo veramente vergognoso, indecoroso davvero. Ultimissima domanda e vi lascio a Maria Lucia e a Silvia. Sì. Un'autrice, una figura femminile che avete scoperto, per me non ti piace, particolare, che vi ha colpito in modo particolare. Joyce Russo sicuramente. Perché? Ma Joyce Russo con la sua vita potrebbe tranquillamente reggere una serie TV da 2-3 puntate, da 2-3 serie, da 2-3 stagioni, diciamo. Lei è stata una partigiana, un'attivista per la pace, è stata una attivista anche politica, civile, per i diritti delle donne, è stata appunto una partigiana combattente, quindi lei ha sottostato un vero e proprio addestramento militare 007, sì, sì, da sì. Si è paracadutata oltre le linee nemiche, ha fatto di tutto e lei è morta nel 98 a quasi 90 anni, quindi ha attraversato tutta la storia del Novecento. Era la moglie di Emilio Lussu, non per dire che era moglie di, questa è un'altra cosa che non ci piace fare, ma Emilio Lussu è stato comunque una figura di primo rilievo del Partito Giustizia e Libertà del dopoguerra italiano, e lei era veramente a pari livello col marito, quindi è assurdo per noi che Emilio Lussu anche solo di nome sia ricordato e lei invece no. Quindi noi l'abbiamo scoperta qualche anno fa e veramente... Silvia Ballestra sono anni che ne parla, perché lei poi l'ha conosciuta anche di persona, quindi insomma ci ha fatto sempre un gran lavoro, non è mai abbastanza. Non è mai abbastanza e...
lei veramente è un'autrice che, nonostante sia morta nel 98, i suoi testi cioè leggerli oggi sono attualissimi, soprattutto quelli appunto sulla pace, sul pacifismo, sulla guerra. Molto attuali, lei, sicuramente. Sì. Era l'ultima domanda, ma come spesso succede, certo, sono sempre l'ultimissima. Lei, Maria Lucia, ha detto una cosa, ha detto: è vero, noi non abbiamo retribuzione, però facciamo delle cose con grande passione, e mi sono, quindi era rivolto sicuramente, sì, lo pensi anche tu, ci siamo arricchite. Può sembrare una domanda banale, ma in fondo non lo è dal mio punto di vista. Questo arricchimento in che cosa è consistito? Certo, uno ha la possibilità di accedere alle vite altrui, già quello di per sé è un arricchimento, la possibilità di contestualizzare, quindi di arricchirsi anche da un punto di vista culturale, ragionare, riflettere. Però c'è qualcosa d'altro che secondo me ti ha portato a dire questa cosa, che penso che condivida anche lei, o va bene così? Intanto io sono... cioè, io veramente ho il privilegio di lavorare con due persone che non sono mie amiche, ma persone comunque con cui ho uno scambio intellettuale che mi mantiene la testa, il cervello. Si percepisce, infatti io, l'altra volta, scusate se ti interrompo, mi chiesi, ma come fate tre donne a riuscire, è un cliché, però sì, un cliché purtroppo che trova riscontro, lo so, purtroppo. E invece noi è siamo... molto bello invece trovare un lavoro di squadra così. Sì, sì, ma è assolutamente un privilegio. Ne siamo consapevoli. Poi appunto noi abbiamo avuto la possibilità intanto di incontrare tanti ragazzi, di parlare direttamente con loro, rivedere nei loro occhi quella che era la nostra passione alla loro età, perché non è vero che i ragazzi adesso non hanno più voglia di fare niente, esatto. Noi questi discorsi veramente ci mandano, sì, diciamo che ci mandano veramente ai marchi. C'è un'assenza di retorica, esatto, cioè, esatto, con mano, cose di cui si parla, si riempie la bocca, però alla fine magari nessuno è stato veramente un centro antiviolenza e parla di violenza sulle donne, per esempio. Questa esperienza che abbiamo avuto quest'anno è stata un'altra. Sì, cioè per principio parliamo solo di cose che conosciamo, cioè proprio per principio. Molto corretto. Quindi anche questo, sulla violenza sulle donne, noi sì, cioè, chiaramente siamo contro, e quindi abbiamo sempre partecipato alle manifestazioni, eccetera, ma sui nostri canali non ci siamo mai espresse troppo, perché per fortuna nessuna di noi ne è vittima, né se non a livello culturale, vabbè, ma lì parliamo di un altro livello. Da quando invece abbiamo cominciato a lavorare con le ragazze del centro antiviolenza di una zona di Arzano, quindi di una zona un po' svantaggiata a livello economico, sociale e culturale, ti rendi conto che la prospettiva cambia, ti metti non solo nei loro panni, dal loro punto di vista, ma capisci che il problema è veramente multifaccettato, non è appianato come ce lo vogliono far credere, quindi c'è tanto da lavorare, e questo ci ha arricchito, perché capisci che c'è tanto lavoro da fare, però dai. Complimenti, proviamo. Io vi ringrazio. Grazie. Sempre la terza intervista che vi farò ci deve essere per forza, Donna Morelli, non è possibile, grazie. Va bene.